Buonasera, scopriamo i titoli di su notizia. A maternità e ai servizi di urgenza in greve oggi a clinica dell'ospedale, il personale a chiama di USTC di fossi sommossi, anche sicure, sono state assicurate, temono per l'attività di un stabilimento di salute di Porti Vecchio. Geraldo Darmanin ha aspettato domani in Corsica, vedremo ciò che è previsto per il viaggio di due giorni, che aspetta di questa venuta in pieno dibattito durante l'autonomia, sentiremo barè di sfarente forze politiche. Benvenuti a tutti in su notiziale, principiamo dunque in questa mossa su dopo mezzogiorno, che seguidate a clinica dell'ospedale di Porti Vecchio, i personali di maternità e quelli dell'urgenza sono in greva, in che adingirà l'attività di un stabilimento, posto dopo mezzogiorno, eletti e abitanti, si sono mossi anche lì. Un riporto di Pierrick Nannini e Daniel Bansard. La via nuetta l'hanno fatta. Dopo parecchi mesi di mosse, i personali di maternità di ospedale hanno fatto alle a Zozarga fendo greva. Tutti e tutti hanno piantato i travagli, gli stessi a fare il servizio dell'urgenza, fatte fine se una cinquantina fa greva. C'est une première victoire, ce n'est que le début. Et ben, vu que les réponses de l'ARS, de Mme Le Sen, ne sont pas satisfaisantes, nous continuerons. Si ce n'est qu'elle reconnaît les 2h30 de route d'éloignement et les transferts en hélico qui sont compliqués. Pour la maternité et l'urgence, on sont mica diose et mis en piazza con tunque un servizio minimo. Personnali grévisti sont stati réquisitionnati dans la demande de l'ARS. Ben, on a été réquisitionnés par le préfet de Corse du Sud, du coup c'est impossible de garder la maternité fermée ne serait-ce qu'une journée. Donc on est là, en poste, on a reçu notre recommandé, on est réquisitionné, on travaille. Fatto ghiacca e bogu, sostiene la direzione di clinica i grevisti. Si è associato il direttore a Mosse il suo dopo mezzogiorno, tema che la chiusura di maternità ha più conseguenze non all'insieme di l'offerta di cura e anche al di là. Oui, moi je soutiens cette grève parce que elle répond aux besoins d'une population inquiète. Elle répond aux besoins de santé parce que c'est vrai que s'il n'y a plus de maternité et si le service des urgences va mal, ben on aura de graves problèmes de santé. Mais ça va même au-delà du maintien de ces deux services. C'est une question de santé du territoire complet. Questi a mossa o al di là di isoli personali, eletti di Porti Vecchio e di l'Alta Rocca, hanno diose esomerie su un mezzogiorno, chiusura in U per certi dottori di privato e farmacisti in pensieri di avere l'offerta medica alle gambia. I donne pregne pagudà e cana parturisci pagudà in su un bastiglio, che in un bastiglio, cioè 2 ore e mezza, 2 ore e mezza sono troppo. 2 ore e mezza parliamo di inverno, di estate ma parla di 4 ore e facciamo più dai rischi ai nostri malati. E non rischi per i nostri malati, non ne vogliamo mica. Deveria sa greva continua domani, in giorni a bene l'azione vorrebbe non diventare più dure e tocca l'insieme di Urugione. Cosa aspettato da un punto di vista politico di viaggio in Corsica di Geraldo Darmanin, il ministro dell'interno scala domani per 2 giorni in pieno dibattito durante l'autonomia e precisione in cui Dominique More. Il programma ufficiale non è ancora sorto, ma si sa che Gérald Darmanin ha scontrato Gilles Simeone capo a un minimo una volta. Ci potrebbe essere un primo scontro a principio del pomeriggio. Da dopo, a 4 ore, il ministro vede un po' di giornalisti senza fare dichiarazioni pubbliche. A 4 ore e mezza c'è la riunione al Palazzo dei Congressi in cui l'associo dei Meri. C'è da parlare di Arumenzola, di l'acqua pulita e brutta, come era prevista l'altro, e quando il ministro non era mica posto bene. A dritta, conta di mostrare il risultato di una consultazione fatta in internet si stati. 34% di Imer e presidenti di intercomunalità hanno risposto ai domande di Adrit, un nemico, un'inchiesta d'opinione, ma non so fino a Cile di un insegnamento di primur. Nous, ce qu'on demandait, c'est êtes-vous favorable à un pouvoir d'adaptation ou plutôt des lois, donc, des lois françaises ou plutôt à un pouvoir législatif total transféré à la collectivité unique? C'était la question 1. Et là, 80%, plus de 80% des élus qui ont répondu à cette question ont répondu qu'ils préféraient un véritable pouvoir d'adaptation. Donc, c'est qui correspond à la proposition que nous avions faite à la dernière session sur l'autonomie. Marco Rassida si è invitato a cena in previtura i presidenti dell'Assemblea e dell'Esecutivo, i presidenti dei gruppi e i parlamentari. È la prima volta che gli eletti corsi vengono a Gérald Darmanin di poi votare l'autonomia il 5 di luglio scorso.
Je crois tout simplement qu'on arrive à un moment de clarification quant aux volontés du gouvernement et de l'État d'avancer de manière sérieuse, historique, pratique, opérationnelle sur le dossier Corse. Ça ne sera pas la fin de l'histoire, puisqu'on sait qu'en cas d'accord politique équilibré, il y aura la réforme constitutionnelle à mener et ses différentes modalités sur la table. Mais en tout cas, c'est un moment important, politique et historique pour l'île et pour tous ceux qui espèrent un avenir meilleur sur cette terre. Dieu matin, Gérald Darmanin vient au maire d'Ajax, Stéphane Sbrage, après le temps Parigi. Durant sa visite, nessun annuncio non ha dei savato durante l'autonomia. Toccherà a Emmanuel Macron di dire ciò che durante lì va. Corti piani di uno di Isovioli, Domenico Colonna se ne è andato a 95 anni, un uomo tenuto peso guida sportivi di sicuro, ma di no umane. Bultemu non ha una carriera ricchissima, in cui Marco Antonio Renucci. Siamo nel 1959. Lo stadio di Reims gioca contro la più grande equipa del mondo, il Real Madrid. Dia finale di Coppa d'Europa di club campione, vale a dire l'attuale Champions League. La gabbia di Reims è tenuta dai mani di un corso, Dominique Colonna. Il portiere isolano arresterà un penalti, ma non potrà impedire la disfatta di Isoi, 2-0, contro la squadra d'Alfredo Di Stefano. Dominique Colonna, di 340 match di prima divisione e 4 titoli di campione di Francia, in cui loge Senizia e lo stadio di Reims. E Colonna dégage au point, splendide arrêt de Colonna qui sera le meilleur joueur. Diede in 13 selezioni in equipa di Francia. Non, Senac shoot, ma Colonna plonge. In questo riporto del 1998, ci contava uno dei più belli ricordi, qui su delle prime selezioni, in dove era torna a questione di penalti. Voilà Pascal. La prima selezione in Islanda, e al primo minuto c'è stato un penalti, e l'hai arrestato, e ho detto che cominciamo a. In 58, per la Coppa del Mondo, a Francia di una mezza finale della competizione, cascherà contro il grande Brasile di Repelé. Dominique Colonna dîne le groupe, affiant qu'il y a Raymond Coppa et Juste Fontaine, mais on entrera mic dans le terrain, ci spiega par qui. J'ai eu une saute d'humeur envers, à l'époque, un des sélectionneurs, bon, qui m'a posé une question qui ne m'a pas plu. Je lui ai répondu, non pas grossièrement, mais enfin disons, et ça fait qu'il ne m'a pas fait jouer. Ma su garata rola sicuramente di no aiutato nella sua carriera. Dio precursore di a tradizione di grandi portieri corsi, da Paul Orsat a Jean-Louis Lecca, passando per Pascal Olmette, con suo stile narboso e anche appena scemo di ulti. Mais je pense qu'il faut avoir de la volonté. C'est un cas à part, le gardien, vraiment? Même absolument, aujourd'hui? Absolument, même absolument. Aujourd'hui, oui. Ouais. Et peut-être un peu plus. Ouais. Dans un certain temps, parce que, bon, il était. On le voyait plus que les autres, d'ailleurs il avait un maillot plus beau que les autres. Et c'est vrai que moi j'ai jamais joué un match tranquille. Hein. Ouais. Jamais. C'est difficile, gardien. Ouais, c'est difficile. J'ai la personne de Dominique Colonna devant moi, j'ose pas dire, c'est un monument. Un monument, un personnage, Dominique Colonna l'era di no fora di gabbi. È stato il primo selezionore della squadra nazionale di Camerun, consigliere tecnico in Africa, rappresentante Adidas e fatto stunante, dialogo che ha vinto il primo lotto sportivo in 95. La chance et le talent n'ont pas quitté l'ancien gardien de but de Reims et de l'équipe de France. Premier gagnant du loto sportif, Dominique Colonna a encaissé aujourd'hui un énorme chèque, plus de 2 300 000 francs. Mais on si peut parler de Dominique Colonna sans mintoire à la città di Gort, au logo où il est né en 1928, in cui a principiato à sa carrière in cui lui est escorte, et in cui a tenu un hôtel conosciuto nella regione. In questi garù di Gortinesi si campava spassidia per andare a giocare a carte in quella mig, che Dominique Colonna, il più grande portiere della storia del ballo corso, firmava di no e soprattutto di me, un cité lo di Gort. Questa informazione è brava di Ganon su di Gompi e si potrà riservare un biglietto in intera corsa per l'anno prossimo. Il servizio era bloccato, colpa prossima delegazione del servizio pubblico e le delegazioni legali fatte e riservazioni arriveranno domani. Di domani di noi che non ci ritroveremo a Zabed oramai per il vostro corsa prima sarà a mezzogiorno e 25 minuti. Buonasera a tutti e a domani.